29 dell'Inferno. Ricorderete che la settimana scorsa abbiamo letto il canto dove Dante descrive la bolgia dei seminatori di scandalo, di scisma e di discordia, e quindi, come sentirete, questo nuovo canto si apre con un cenno a quell'episodio e poi si va avanti. Lo leggiamo tutto come al solito, poi riprendiamo la lettura. A un certo punto facciamo una pausa durante la quale vi prego di farmi le domande che vorrete in questi incontri a richiesta di qualcuno di voi. Lo sto facendo oralmente, così non mi servo della chat, e quindi poi proseguiamo. Allora andiamo. La molta gente, le diverse piaghe, avean le luci mie sì inebriate che dello stare a piangere eran vaghe. Ma Virgilio mi disse: che purguate, perché la vista tua pur si soffolge laggiù tra l'ombre triste e smozzicate? Tu non hai fatto sì all'altre bolge. Pensa se tu annoverarle credi, che miglia 22 la valle volge. E già la luna è sotto i nostri piedi. Lo tempo è poco mai che ne è concesso, e altro è da vedere che tu non vedi. Se tu avessi risposto io appresso, atteso alla cagion per chi io guardava, forse m'avresti ancor lo star dimesso. Parte sen giva e io retro gli andava, lo duca già facendo la risposta e suggiungendo, dentro a quella cava dove io tenea or gli occhi sia apposta, credo che un spirito del mio sangue pianga la colpa che laggiù tanto costa. Allor disse il maestro: non si franga lo tuo pensier da qui innanzi, sovrello, attendi ad altro ed ella si rimanga. Ch'io vidi lui a piè del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, e udì nominar Geri del Bello. Tu eri allor sì del tutto impedito sovra colui che già tenne alta forte, che non guardasti in là, si fu partito. O duca mio, la violenta morte, che non gli è vendicata ancor, diss'io, per alcun che dell'onta sia consorte, fece lui disdegnoso, ond'el sen gio senza parlarmi, sì come io stimo, e in ciò mi ha fatto asse più pio. Così parlammo infino al loco primo che dello scoglio l'altra valle mostra, se più lume vi fosse, tutto adimo. Quando noi fummo sor l'ultima chiostra di male volge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti saettaronne diversi che di pietà ferrati avean gli strali, ond'io gli orecchi con le man copersi. Qual dolor fora, se degli ospedali di Valdichiana tra il luglio e il settembre e di Maremme di Sardegna i mali fossero in una fossa tutti in sembre, tale era quivi e tal puzzo usciva, qual suol venir delle marcite membre. Noi discendemmo sull'ultima riva del lungo scoglio, pur da man sinistra, e allor fu la mia vista più viva giù ver lo fondo, la vera ministra dell'alto Siri, infallibile giustizia, unisce i falsador che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia fossi nei Gini il popolo tutto infermo, quando fu l'aere sì pien di malizia che gli animali fino al picciol vermo cascarono tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di seme di formiche, che era a veder per quell'oscura valle languir gli spirti per diverse miche. Qual sovra il ventre, qual sovra le spalle, l'un dell'altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, guardando e ascoltando gli ammalati che non potean levar le lor persone. Io vidi due sedere a sé poggiati, come a scaldarsi poggia teglia a teglia, dal capo al piede schianze macolati, e non vidi giammai menare streghia a ragazzo aspettando al segnorso, né a colui che mal volonter veglia,
come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso. E si traevan giù l'unghie e la scabbia come coltel di scardova le scaglie o d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu che con le dita ti dismaie, comincia il duca mio all'un di loro, e che fai d'esse talvolta tanaglia, dimne se alcun latino è tra costoro che son qui in centro, se l'unghia ti basti eternalmente a tutesto lavoro. Latin siam noi, che tu vedi si guasti qui ambedue, rispose l'un piangendo. Ma tu chi sei che di noi dimandasti? E il duca disse: io sono un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo, e di mostrarlo inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo comun rincalzo, e tremando ciascuno a me si volse con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon maestro a me tutto s'accolse dicendo: dialo ciò che tu vuoli. E io incominciai poscia che i volse: se la vostra memoria non si involi nel primo mondo dall'umane menti, ma se ella viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete, di che genti. La vostra sconce fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d'Arezzo e albero da Siena, rispose l'un, mi fe mettere al fuoco, ma quel per chi io morì qui non mi mena. Vero è, chi dissi lui, parlando a gioco, io mi saprei levar per l'aere a volo. E quei che aveva vaghezza e senno poco, volle che gli mostrassi l'arte, solo per chi io non il feci dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliolo. Ma nell'ultima bolgia delle 10, me per l'alchimia che nel mondo usai, dannò Minos, a cui fallar non lece. E io dissi al poeta: or fu giammai gente sì vana come la Sanese? Certo non la Francesca, sì d'assai. Onde l'altro lebbroso, che m'intese, rispose al detto mio: tra me ne sticca, che seppe far le temperate spese, e Niccolò, che la costuma ricca del garofano prima discoverse nell'orto dove tal seme s'appicca, e trane la brigata in che disperse caccia da Scian la vigna e la gran fonda, e l'abbagliato un suo senno proferse. Ma perché sappi, chi sì ti seconda contro i Sanesi, aguzza per me l'occhio, sicché la faccia mia ben ti risponda. Si vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio, che falsai li metalli con l'alchimia, e te dee ricordar se ben t'adocchio, confio di natura buona scimmia. Allora, come vi dicevo, l'inizio del canto riguarda ancora la bolgia precedente, e quindi Dante racconta che la gente tutta tagliata, vi ricordate, che popolava appunto quella bolgia, gli aveva dato voglia di rimanere a piangere. Quindi inizia appunto il canto: la molta gente, le diverse piaghe, quindi le ferite, le piaghe straordinarie, diverse nel senso di mai viste, avea le luci mie sì inebriate, cioè avevano così impregnate di lacrime le mie luci, i miei occhi, che dello stare a piangere erano vaghi, che erano desiderose le mie luci, cioè i miei occhi, di restare a piangere. Ma Virgilio mi disse: che purguate? Perché la vista tua pur si soffolge laggiù tra l'ombre triste smozzicate? Cioè, Virgilio domanda a Dante, ma anche rimproverandolo, che continui a guardare, perché la tua vista si fissa, cioè è tutta, si attarda laggiù tra le ombre triste, tutte insomma smozzicate, cioè mutilate. Tu non hai fatto sì all'altre bolge, cioè nel resto di questo ottavo cerchio, ma le bolge, tu non hai agito in questo modo, nota Virgilio. E infatti, come ora vedremo, Virgilio lo sa,
ma noi lettori non ancora, Dante qua è commosso dalla presenza di un suo parente, perciò questo straordinario agire suo di quasi, insomma, compiacersi del restare a piangere, vero? E aggiunge Virgilio al verso ottavo, pensa se tu annoverarle credi che miglia 22 la valle volge, cioè pensa se tu hai intenzioni di contare tutte queste bolge, che questa bolgia, quindi la nona bolgia, quella dove sono appunto i seminatori di discordia, volge, cioè ha una circonferenza lunga 22 miglia. Come dicendo a Dante, guarda che è troppo lungo, se tu intendi vedere le anime a una, non ce la farai mai. Noi stiamo vedendo solo, diciamo, un frammento di inferno. E queste 22 miglia, come potrete immaginare, è stato oggetto di tantissimi commenti, addirittura calcoli che fin da Galileo in poi si sono sforzati, insomma, gli scienziati di fare il calcolo dell'intero, diciamo, della superficie, della circonferenza anche della Terra sulla base di questa misura che appare qua e di un'altra misura che appare nel prossimo canto. E vabbè, non ci soffermiamo noi su questa cosa perché è molto complicata e apparentemente sterile, perché, diciamo, quando uno calcola, fa questi calcoli e li unisce a quello che adesso dirà Virgilio sul tempo che gli manca per finire tutta la discesa nell'inferno, risulta una velocità di camminata del tutto assurda, pari a più di 300 km l'ora. E quindi, non, insomma, anche Dante, diciamo, si riferisce a questa misura della Terra nel convivio non ci sarebbe una coincidenza, come ogni numero, poi sapete, è stato oggetto anche di approcci esoterici, no? Che danno molta importanza alla numerologia e che noi di solito, insomma, chi di noi ha fatto studi più accademici, facciamo esulare, insomma, dai nostri commenti. Allora, Virgilio sta dicendo a Dante: guarda che questo posto è grande, non puoi rimanere qua a piangere, già che, come avverte subito dopo, al verso 10, è già la luna sotto i nostri piedi. Lo tempo è poco mai che ne è concesso, e altro è da vedere che tu non vedi. Cioè, la luna è sul nadir, cioè nel... Oddio, scusate che... Va bene, no, è finito. Era venuto un rumore. Allora, la luna, diciamo, la luna piena, ormai sta incrociando il meridiano del Purgatorio, quindi sotto i piedi di Dante e Virgilio, che sono in piedi quasi nel centro dell'inferno, quindi i loro piedi guardano verso l'emisfero sud. E quindi, secondo i calcoli, è circa l'una, del pomeriggio, e come sono passati, se consideriamo che Dante ebbe il suo inizio, quando si perse nella selva oscura, c'era luna piena nella selva, come si è detto qualche canto fa. Sono già passate 18 ore dall'inizio del viaggio infernale e, come sapremo più avanti, sono destinate 24 ore per fare questo percorso. Quindi Virgilio sta indicando a Dante che manca poco, insomma, che deve affrettarsi e soprattutto che non deve rimanere a piangere. E Dante, forse dimenticando che Virgilio sa tutto quello che lui pensa e sente, e al verso 13 dice al maestro: se tu avessi, risposi io appresso, atteso alla cagion per chi io guardava, forse mi avresti ancor lo star dimesso.
Cioè, se tu avessi considerato, dice Dante a Virgilio, subito, no? Appresso, la causa per la quale io ero rimasto lì a guardare, forse mi avresti permesso di restare ancora. E significativamente Virgilio non si ferma quando Dante gli dice questo, infatti al verso 16 il Dante poeta esplicita, parte sengiva, cioè intanto che se ne andava e io retro gli andava, sengiva lo duca, Virgilio, già facendo la risposta e sogghignando, cioè io Dante stavo già rispondendo mentre Virgilio camminava. Questo è importante perché appunto è tutto il dialogo che qui sta avendo luogo, che riguarda questo atteggiamento di Dante desideroso di restare a piangere è il consiglio, anzi l'indicazione abbastanza rigorosa di Virgilio, sembrano di significare una cosa che lungo tutto il viaggio dell'inferno dovremmo avere presente, cioè che il dolore è da attraversare, non da restarvi. E che quindi, mentre si considera anche un fatto doloroso, come quello che adesso Dante esprimerà, bisogna continuare a camminare comunque, a fare la strada che va fatta. E quindi Dante ha appena detto a Virgilio, ma Virgilio sta già camminando e Dante quindi lo insegue. Ed è insomma in qualche modo costretto a parlare mentre entrambi camminano, gli dice: sapessi perché io ero rimasto lì, forse saresti stato insomma così duro. E quindi aggiunge Dante mentre camminano entrambi al verso 18: dentro a quella cava dove io tenea or gli occhi si apposta, credo che un spirito del mio sangue pianga la colpa che laggiù cotanto costa. Allora, dentro quella bolgia dove io tenevo fissi gli occhi, credo che ci sia uno spirito del mio sangue, quindi della mia famiglia, che stia lì piangendo la colpa di aver seminato discordia, quella che costa così tanto laggiù in quella bolgia, cioè la terribile colpa che desta da parte della giustizia divina questo terribile contrappasso. Come se Virgilio non lo sapesse. Virgilio non so, Dante dice: credo che ci sia uno del mio sangue, e Virgilio sa benissimo chi è. E infatti al verso 22, il che è importante perché vuol dire che quando Virgilio ha detto a Dante: perché guardi ancora? Lo sapeva già perché. Cioè, questa è una cosa che va sempre ricordata, che l'abbiamo commentato fin dal primo canto dell'Inferno. Vi ricordate quando Virgilio, dopo essersi presentato, dice a Dante: ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? E Dante risponde onestamente, ma nel secondo canto ci viene narrato che Virgilio sapeva già da Beatrice qual era la condizione di Dante. E quindi dobbiamo capire che quando Virgilio fa delle domande a Dante sulla propria condizione d'animo, sono domande didattiche, cioè sono domande tese a far parlare Dante di qualcosa che gli fa bene dire, che non sarebbe lo stesso se fosse stato direttamente intuito da Virgilio. Mi sentite bene? Sì? Grazie, speriamo che oggi miracolosamente funzioni bene il collegamento perché questa settimana è stato un incubo. Allora, Virgilio gli dice appunto al verso 22: allor disse il maestro, non si franga lo tuo pensier da qui innanzi sovrello. Cioè, frangere vuol dire spezzare, cioè che il tuo pensiero non si distragga da quello che devi veramente fare, non si spezzi da qui innanzi, cioè da ora in poi,
sopra quello, cioè sopra quel parente che tu credi di aver visto in quella bolgia. Attendi ad altro ed è là si rimanga. Cioè, tu fai attenzione ad altro, ovviamente alla tua missione, è sottinteso, e che lui rimanga lì dov'è. Lasciamolo là. Chi io vidi lui a piede il ponticello mostrarti e minacciar forte col dito e udì il nominar Geri del Bello. Allora, tu lascialo lì perché io ho visto lui, quello di cui tu stai parlando, il tuo parente, al piede del ponte, quindi evidentemente questo parente di Dante si era avvicinato a Dante riconoscendolo e l'ho visti minacciarti forte col dito, quindi indicarti col dito in modo minaccioso e lo udì nominare Geri del Bello. Geri del Bello era un cugino secondo di Dante, figlio del fratello del nonno di Dante, che secondo i commentatori antichi era stato appunto un seminatore di discordia ed era stato ammazzato da un tale Brodacchetti, e la sua morte, come aveva detto Dante prima, non era stato ancora vendicata da un consorte dell'onta. Cioè, Dante qui sta accennando, lo dirà ora, scusate, lo dirà ora, ma lo anticipo comunque, cioè c'era la giustizia dell'epoca consentiva, anche se ultimamente era stato messo in discussione questo diritto, ma tradizionalmente diciamo, permetteva che i parenti di qualcuno che era stato assassinato, assassinassi un parente della famiglia dell'uccisore. E Geri del Bello, effettivamente, da quello che raccontano le cronache, è stato vendicato da qualcuno della famiglia di Dante, ma dopo il viaggio di Dante. Secondo alcuni nel 1306, secondo altri nel 1311, e infatti molto più tardi, negli anni 40 del 300, quindi dopo la morte di Dante, da quel che risulta su un documento, si è sancita la pace tra le due famiglie. Quello che qui è interessante è la tensione che c'è tra il senso di colpa di Dante, che ha voglia di continuare a piangere, perché evidentemente la pena per il suo parente si aggiunge a questo sentimento di non aver fatto il proprio dovere. Ma è chiaramente una tensione tra appunto questo sentimento del Dante Pellegrino e il rimprovero di Virgilio, che in qualche modo sembra di non assecondare questa abitudine, insomma, un po' barbarica, legata comunque alla nobiltà dell'epoca. E infatti in tutto questo episodio, come ora avremo modo di notare, si enfatizza più volte il contrasto tra la giustizia umana e la sua imperfezione e l'infallibile condizione della giustizia divina. Questo tornerà nell'episodio appunto dell'ultima bolgia. Allora, Virgilio ha appena detto chi è il parente che è lì, e quindi Dante conferma insomma quello che è. Lui si sarebbe aspettato vedendo la bolgia dei seminatori di discordia. E adesso al verso 28 Virgilio giustifica perché lui sentì questa cosa e Dante no. Tu eri allora sì del tutto impedito sopra colui che già tenne altaforte, cioè tu eri talmente paralizzato nel vedere Bertrand de Born, quello che era castellano di altaforte, che non guardasti in là, si fu partito. Cioè, non hai guardato verso di lui e quindi lui che ti stava minacciando se ne andò. E quindi al verso 31 Dante esclama: O Duca mio, la violenta morte che non gli è vendicata ancor, dissi io, per alcun che dell'onta sia consorte, fece lui disdegnoso,
onde il sengio senza parlarmi, sì com'io estimo, e in ciò mi ha il fatto a sé più pio. Cioè, o maestro, la morte violenta che non gli è stata ancora vendicata, dice Dante a Virgilio, da parte di qualcuno che per consanguineità sia consorte dell'onta, dell'offesa, lo fece disdegnoso e sottinteso nei miei confronti. Perciò lui se ne andò senza parlarmi, almeno quello che io penso, dice Dante. E per questo mi ha reso più compassionevole nei suoi confronti, cioè ha aumentato la mia pietà. Va bene? Vedete che è più pio, più di quanto Dante lo sia in genere. Vi ricordate che nel secondo canto dell'Inferno lui definisce il viaggio come la guerra, sì del cammin e sì della pietate, cioè la pietà è effettivamente un sentimento che molte volte prende il Dante Pellegrino, l'ha fatto addirittura svenire dopo il discorso di Francesca, chiaramente il malevolge è meno, insomma, non è ancora accaduto, perciò Virgilio gli ha detto: non hai agito così nelle altre volge, no? Dante in genere in Malevolge non ha provato pietà per i singoli personaggi. La sola volta che si era messo a piangere, vi ricordate, nella Bolgia degli Indovini, non era a causa di una storia individuale, come è stata la storia di Francesca, la storia di Ciacco, che sono chiaramente due personaggi appartenenti agli incontinenti e quindi, insomma, macchiatisi di peccati molto meno gravi di questi dell'ottavo cerchio, ma era stato mosso in quel momento dal contrapasso, dalla deformazione dei corpi di tutti i dannati e probabilmente proprio per questo Virgilio l'aveva sgridato in questo modo, insomma, molto molto rito, no? Gli aveva detto: allora tu sei come gli altri sciocchi, cioè sei scemo, chi scellerato, no? Aveva chiamato Dante scellerato, una cosa molto forte, ma in quel caso non era pietà, in quel caso non era pietà per una singola persona. In questo caso sì, Dante diventa pietoso perché chiaramente ha un sentimento misto, come dicevamo, di senso di colpa, di non aver, insomma, agito come quest'altro si aspettava da lui, probabilmente perché Dante non condivide più questo senso della giustizia umana, che in qualche modo implicherebbe che nel mondo qualcuno si prendesse la responsabilità di dare un contrappasso, mentre il contrappasso chiaramente è dell'aldilà e quindi spetta la giustizia divina. Allora, al verso 37, così parlammo infino al loco primo che dello scoglio l'altra valle mostra, se più lume vi fosse tutto adimo. Cioè così continuammo a parlare fino al primo luogo che mostra l'altra valle dallo scoglio, cioè dal ponte, se ci fosse più luce tutto adimo. E quindi Dante e Virgilio vedono, insomma, la bolgia decima e ultima, ultimo fossato di questo ottavo cerchio. Verso 40, quando noi fummo sor l'ultima chiostra di Malebolge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti saettaron me diversi che di pietà ferrati avean gli strali, ond'io gli orecchi con le man copersi. Allora, quando noi fummo sull'ultima chiostra di Malebolge, cioè sul ponte che sovrasta l'ultima bolgia, in modo che i suoi conversi, noi, i dannati che sono sotto, potevano apparire alla nostra veduta, mi saettarono lamenti straordinari, diversi, cioè Dante si serve di questa metafora dei lamenti come frecce che avevano la punta non di metallo, bensì di pietà.
Dio, per cui Dante si copre le orecchie con le mani. Va bene? Perché non sopporta, insomma, i lamenti che vengono dalla bolgia decima. E di nuovo, come aveva fatto, vi ricordate, nel descrivere nel canto scorso le piaghe indicibili e i monconi dei dannati, si era avvalso di una Dunaton, no? Di questa figura dell'impossibile che insomma propone, in quel caso proponeva di radunare ipoteticamente tutti i feriti di tutte le guerre del sud dell'Italia dall'antichità fino alla contemporaneità. Adesso, analogamente, siccome, come ora vedremo, i dannati dell'ultima bolgia sono malati, hanno malattie, perciò io la settimana scorsa vi dicevo, a proposito delle guerre, che in quest'ultima azione terribile, più bassa dell'inferno, le punizioni rassomigliano situazioni del nostro mondo, in questo caso sono malati che, come vedremo la settimana prossima, soffrono come contrappasso malattie diverse. Allora, qui il paragone è con i malati degli ospedali delle zone più paludose d'Italia durante l'estate, e Dante quello che paragona è sia il dolore sia il puzzo delle membre in gangrena, no? Delle membra insomma, putride delle ferite, considerate sempre, per soffrire come Dante vuole che soffriamo nella lettura, che non c'erano né antibiotici, insomma, né tutti questi vantaggi che abbiamo noi, anche in mezzo alla pandemia, tutte queste speranze di vaccini, eccetera. Allora, al verso 46. Qual dolor fora se degli ospedali di Valdichiana tra il luglio e il settembre e di Maremme di Sardegna i mali fossero in una fossa tutti in sembre, tale era quivi e tal puzzo usciva qual suol venir delle marcite membre. Cioè, quale, diciamo, quale il dolore sarebbe se nell'estate tra luglio e settembre fossero i mali, cioè i malati degli ospedali di Valdichiana, di Maremme, di Sardegna, tutti insieme nella stessa fossa, così era in quella bolgia e usciva lo stesso puzzo che suole venire fuori dalle membra marcite. Quindi il povero Dante che si sta coprendo con le mani le orecchie, gli mancherebbe un'altra mano per tapparsi il naso, va bene? Qui se consideriamo la puzza di questa bolgia e se la uniamo alla puzza che doveva uscire da quella degli escrementi che puniscono gli ipocriti, scusate, gli adulatori, si capisce perché. All'inizio del viaggio, prima di scendere, proprio appena entrati nella città di Dite, Virgilio aveva proposto a Dante di fermarsi un po' affinché il suo olfatto si abituasse al basso fondo dell'inferno. Vedete che, cioè io vi faccio notare queste corrispondenze interne che sono davvero sconvolgenti, perché siccome Dante come scrittore decise per fortuna nostra, perché parte del carattere straordinario di questo libro, di focalizzare sempre il punto di vista nel personaggio e di non fare commenti da narratore onnisciente, tante queste cose non ce le spiega, ma noi dobbiamo capire il carattere sistematico del poema. Cioè, in qualche modo, quando Virgilio ha detto a Dante, fermiamoci perché la puzza di lei è terribile, beh, il lettore era invitato a vedere in quali posti dell'inferno c'era questo odore. Va bene? Beh, l'abbiamo trovato. Va bene? Allora, al verso 52,
Noi discendemmo in sull'ultima riva del lungo scoglio, pur da man sinistra, e allora fu la mia vista più viva, giù ver lo fondo, la vera ministra dell'alto sire, infallibil giustizia, punisci falsador che qui registra. Allora noi, io e Virgilio chiaramente, scendemmo sull'ultima costa del lungo ponte che era formato da 10 ponticelli successivi, sempre prendendo da mano sinistra come si scende nell'inferno, e allora, cioè scendendo, la mia vista fu più viva nel fondo della bolgia, laddove la ministra dell'alto signore di Dio, giustizia infallibile, importante questo aggettivo, come vi dicevo, non solo perché prima c'è stato questo cenno a questa giustizia che, come vi dicevo, era già in discussione all'epoca di Dante, che in realtà era una sorta di legge del talione, no? Di ammazzare un altro perché era stato ammazzato un parente. Ma anche perché più avanti, come vedremo, un personaggio dirà che lui è stato punito dalla giustizia degli umani in un modo sbagliato o almeno diverso da quello per cui è punito dall'infallibile giustizia divina in quel posto dell'inferno. Allora, qui al verso 57 appunto appare falsador, cioè la definizione di questi ultimi fraudolenti che Dante visita. Come vedremo, questi falsari, questi falsatori, sono di diverso tipo. Dante ne vedrà solo in questa bolgia i falsatori di metallo, gli alchimisti, insomma, che falsavano appunto la moneta e l'oro, ma vedremo la settimana prossima che ci sono altri falsari colpiti da malattie diverse, chiaramente corrispondenti al diverso tipo di frode che avevano commesso. E Dante, per darci l'idea di quello che adesso vede, no? Perché prima lui era stato colpito dai lamenti che fuoriuscivano dalla bolgia, poi dalla puzza. È solo ora che vede, per darci l'idea di quello che ha visto, si serve di un mito ovidiano, quello di Egina. Egina è un'isola vicina ad Atene, un'isola greca, che Giunone, con la sua solita gelosia per gli amori di Giove, aveva unito in tutti i suoi abitanti, umani e animali, con una pestilenza tremenda per gelosia di una ninfa Egina, omonima dell'isola, appunto, sicché erano morti tutti, tranne che il re Eaco, qualche suo parente, ed Eaco, che era figlio di Giove, aveva pregato Giove, vedendo un mucchio di formiche che camminavano in una quercia. Aveva chiesto di rinnovare, ripopolare da quelle formiche l'isola. Giove gli concesse questo, e quindi Dante si serve appunto di questo mitiano per dare l'idea della pestilenza con cui sono puniti questi falsari che adesso sta vedendo. Quindi al verso 58. Non credo che a veder maggior tristizia fosse in Egina il popolo tutto infermo, quando fu l'aere sì pien di malizia che gli animali, infino al picciol vermo, cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di seme di formiche, che era veder per quell'oscura valle languir gli spirti per diverse diche. Allora, non credo che ci fosse maggiore tristezza in Egina nel vedere il popolo tutto malato quando l'aria fu così piena di miasmi che tutti gli animali, fino al vermo più piccolo, cascarono tutti. Questo di cascarono è molto importante perché, come vedremo,
i malati che Dante adesso descriverà non riescono a muoversi, va bene? Talmente spossati sono dalla malattia. Riprendo la parafrasi dal verso 62, e poi le genti antiche, secondo i poeti, credono fermamente, chiaramente la fonte come al solito è Ovidio, si ristorar, cioè si recuperarono, insomma, rinacquero dalle formiche che fecero semi. Cioè non credo che ci fosse maggior tristizia nella vista di quello, di quanto non era triste vedere per quella oscura valle, quindi l'ultima bolgia, languire, cioè spiriti che languivano in diversi covoni, in diversi cumuli. Quindi Dante ci sta già avvertendo che i dannati di questa bolgia sono in piccoli gruppi, come se fossero formiche, cioè veramente l'immagine delle formiche geniali perché fa quasi immaginare questi malati come puntini neri spossati totalmente dalla malattia, anche se chiaramente sono umani e hanno corpi umani apparenti, ma il languire, cioè la mancata forza, è appunto la caratteristica che sembra di unire tutti i falsari. Ora vedremo quelli che Dante ci descrive qua, che sono solo un gruppo. Ma già al verso 67, che ora leggeremo, vedremo che ci sono malati qua puniti in diverse posizioni. E questo, come è già successo, per esempio, insomma, nel girone del settimo cerchio dove sono puniti i violenti contro Dio, vi ricordate che anche lì c'era gente sdraiata sul sabbione infuocato oppure in piedi oppure di corsa camminando e chiaramente erano diversi peccatori, anche questi dobbiamo intuire che sono diversi gruppi di falsari. Quindi al verso 67. Qual sovra il ventre e qual sovra le spalle, l'un dell'altro giacea e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Cioè qualcuno giaceva sopra il ventre, qualcuno sopra le spalle, uno dell'altro si appoggiava e qualcuno camminava, insomma, carponi, cioè servendosi anche delle braccia, cambiando luogo attraverso la triste calle, insomma la via questa della bolgia. Passo passo andavam senza sermone, guardando e ascoltando gli ammalati che non potean levar le loro persone. Cioè Dante e Virgilio camminano lentamente senza parlare, guardando i malati e sentendo i loro lamenti. Gli ammalati che non potevano alzarsi con il corpo, erano tutti o sdraiati o appoggiati l'un l'altro sulla spalla, oppure muovendosi in quattro zampe. E al verso 73, come capita, credo che sia anche lì, al verso 73, se non sbaglio, del canto quinto. Quando Dante dice a Virgilio, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Cioè, come lì che Dante vide due anime che volavano insieme, anche qua vede due persone appoggiati l'un l'altro, l'uno sull'altro, e succederà la stessa cosa, come vedremo nel canto 32esimo dell'inferno, proprio con l'ultimo grande episodio dell'inferno, anche quello proviene da questa vista di Dante di due dannati che sono insieme, che formano una sorta di coppia. E quindi al verso 73, io vidi due sedere asseppoggiati, come a scaldarsi poggia teglia a teglia, dal capo al piede schianze macolati. E non vidi giammai menare streghia ragazzo aspettato dal signor orso, né a colui che mal volontier veggia,
come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso, e si traevan giù l'unghie la scabbia come coltel di scardova le scaglie o d'altro pesce che più larghe l'abbia. Non so se avete notato che questa, dico fonicamente, se avete notato che questa descrizione terribile della condizione di questi falsari è, diciamo, non solo arricchita da analogie molto quotidiane, molto popolari, ma anche da tutte rime stridule, stridenti, che quasi rendono sgradevole il suono stesso delle terzine. E infatti è orribile quello che succede qua, fa venire di nuovo i brividi ogni volta che uno lo rilegge. Al verso 73, dunque, Dante dice: io vidi due che sedevano appoggiandosi l'uno sull'altro, come, e questa è veramente un'immagine geniale, come si appoggia una teglia a un'altra teglia, no? Una tegola, quella cui si fanno i soffritti in cucina. Si appoggiano per scaldarsi, chiaramente sotto un fuoco, cioè sotto un fuoco. Dal capo al piedi schianti macolati, cioè pieni di croste che macchiano i loro corpi. E quindi chiaramente questi sono puniti con una malattia della pelle, la scabbia, che non a caso la scabbia è una parola molto vicina a quella insomma, con la quale si definisce questa crosta che a volte fanno i metalli quando cominciano a perdere questa levigatezza. E infatti questi, come dicevamo, sono falsatori di metalli. E quindi prima Dante, insomma, in un modo davvero irriverente, paragona la posizione di questi due che chiaramente si appoggiano l'un l'altro, dalla testa o dalle spalle, come due teglie. Insomma, di cucina, quindi un paragone chiaramente del tutto insolito, nuovissimo, privo di ogni tradizione. E adesso un nuovo paragone: e non vidi già mai menare streghia, cioè non ho mai visto, qui il paragone non è per rendere la posizione, bensì l'azione di questi che si grattavano con un tale furore, tale era il pizzicure di queste. Insomma, di questa pelle, che Dante lo paragona con un ragazzo che deve passare la striglia a un cavallo con molta energia per farlo velocemente, o perché il suo signore, Segnorso, dal verso 77, oppure lo sta aspettando, oppure perché è tardi. E vuole andare a ninna, vuole andare a dormire, quindi fa questa sua mansione molto velocemente. Quindi Dante dice, riprendiamo dal verso 76, io non avevo mai visto muovere la striglia a un ragazzo che è aspettato dal suo signore, signor Orso, né a colui che è in veglia malvolentieri, vorrebbe andare a dormire, come ognuno muoveva spesso il morso delle unghie sopra di sé per la grande rabbia del pizzicore che non ha altro soccorso, che non trova un altro sollievo che non quello del grattarsi. E come se questo non bastasse, al verso 82, un ultimo paragone davvero terribile, per dire come estraevano le croste dalla pelle con le unghie, l'analogia è con un coltello con il quale si tolgono le scaglie ai pesci. E si traevano giù l'unghie e la scabbia, cioè portavano giù grattandosi le unghie e la scabbia, come un coltello di scardova
cioè scardo è un pesce che ha molte scaglie larghe, le scaglie o più larghe le scaglie. Mi state sentendo bene? Perché mi è appena apparsa una scritta che mi annuncia, anzi, dice dopo, che Mi il ha capito collegamento. le ultime parole, le ultime Sì. due. Sì, Grazie. soltanto qualche parola. Grazie. Sì, stavo dicendo che l'ultima immagine, diciamo, fa un'analogia tra le unghie che prendono le croste. E un coltello con cui si prendono le scaglie dalla scardova, che è un pesce o un altro pesce che ce l'abbia più lunghe. Allora, io direi che possiamo fare ora questa nostra solita pausa, e se volete approfittiamo per fare delle domande o dei commenti. Quindi vi ascolto. Pausa nella lettura, però non ce ne andiamo a prendere un caffè, ma rimaniamo qua a parlare di Dante. Dubbi, domande che vi prego di farmi oralmente? Non ne avete? Così chiara lampante è stata la spiegazione? O dovete rileggere per poter addirittura formulare una domanda? Bene, se non avete nessun dubbio, possiamo continuare. Siete d'accordo o avete bisogno di una pausa? Certo, io mi illudo di capire la vostra risposta vedendo cinque facce. Va bene. Chi di voi osa farmi gesti mi fa gesti di continuare, quindi gli altri si attaccano come i romani, visto che non hanno detto nulla in contrario. Quindi riprendiamo la lettura dal verso 85. Qui, vi ricordate, ha visto due personaggi che sono appoggiati l'uno sull'altro, perché chiaramente non hanno forze di mantenersi seduti, talmente colpiti dalla malattia sono. E quindi Virgilio domanda a uno di loro: o tu che con le dita ti dismai, e comincio il Duca mio all'un di loro, e che fai desse talvolta tanaglie, dinnes alcun latino e tra costoro che son qui in centro, se l'unghia ti basti eternalmente a cotesto lavoro? Cioè Virgilio, come apprezzerete, insomma non è molto gentile. Si rivolge a questi dannati attraverso proprio il ricordo di questa orrenda loro condizione. O tu che con le dita ti dismaglie, cioè come se fosse un'armatura fatta di maglie di metallo e loro se le stessero levando, cominciò Virgilio a dire a uno di loro, e che a volte fai delle tue dita tanaglie, quindi ti toglie come una tenaglia. Dici se qui c'è qualche italiano, se c'è qualche italiano tra costoro che sono in questa bolgia, in nome che, con questo se desiderativo, e in questo caso vedete che è terribile anche quello che Virgilio augura al dannato, in nome di cui appunto, in nome del quale gli chiede di rispondere. Perché non so se fate il paragone, non lo so, Farinata, no? Cui Dante aveva augurato che la sua discendenza riposi un giorno. In questo caso quello che Virgilio dice è: se l'unghia ti basti eternalmente a cotesto lavoro, cioè in nome che le unghie ti siano sufficienti per continuarti a grattare eternamente. Orribile. E allora, al verso 91, uno di questi, quello che insomma era stato interrogato da Virgilio, risponde: Latin siam noi che tu vedi si guasti qui a mendue le
rispose non piangendo. Ma tu chi sei che di noi dimandasti? Allora noi siamo italiani, risponde quest'anima. Noi che tu vedi così rovinati, chiaramente dalla malattia, ambedue, rispose piangendo uno di loro. E immediatamente domanda, ma chi sei tu che hai domandato di noi? E chiaramente questo vede che Virgilio e Dante non hanno queste croste nella pelle, vero? E quindi è incuriosito della loro presenza qua. E quindi Virgilio velocemente spiega la sua condizione di guida e la condizione di Dante di uomo vivo al verso 94. E il duca disse, io non che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo e di mostrarlo inferno a lui intendo. Allora dice, io sono uno che sto scendendo con questo qua che è vivo di cerchio in cerchio dell'inferno con l'intenzione di mostrare a lui tutto l'inferno. E allora queste anime si sorprendono così tanto della condizione di Dante di star percorrendo ancora vivo l'aldilà che addirittura interrompono l'appoggio mutuo che si davano prima al verso 97. Allor si ruppelo come un rincalzo e tremando ciascuno a me si volse con altri che l'udiron di rimbalzo. Cioè si interruppe l'appoggio vicendevole e tremando perché chiaramente non hanno la forza di mantenersi da soli senza l'appoggio dell'altro, tremando ognuno si rivolse a me, cioè si girò per vedermi, insieme ad altri che udirono le parole di Virgilio di rimbalzo, cioè non dirette a loro, ma che sentirono perché erano lì vicini e capendo che Dante è vivo, si girarono tutti sbalorditi da questa situazione. Allora al verso 100 Virgilio indica a Dante di parlarci. Lo buon maestro a me tutto s'accolse dicendo, cioè si avvicinò del tutto a me dicendo di a loro ciò che tu vuoi, cioè di a loro quello che vuoi, no? Come di solito fa Virgilio quando trovano degli italiani che lascia che Dante ci parli direttamente perché chiaramente parleranno del mondo loro che è estraneo a lui. E io, dice Dante al verso 102, e io incominciai poscia che i volse, cioè io visto che Virgilio voleva che io parlassi, cominciai a dire. E al verso 103, dunque, Dante si rivolge a loro, se la vostra memoria non si involi nel primo mondo alle umane menti, ma se la viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete, di che gente, la vostra sconce fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Allora Dante qui, sapendo che ormai loro sanno che lui è vivo e quindi è destinato a tornare al mondo, offre, come il suo solito, di rinfrescare la fama di questi nel mondo. E in nome di questa sua offerta chiede loro presentarsi, di dire chi sono, visto che sono italiani, no? Allora gli dice, se la vostra memoria non svanisca, cioè non si cancelli, sempre con questo se optativo, no? Desiderativo, in nome che, cioè se volete che, in nome che la vostra memoria continui a durare nel primo mondo, non si cancelli dalle memorie umane, ma anzi che viva per molti anni sotto molti soli, ditemi chi siete e di quali famiglie, di che genti. Non spaventatevi, cioè non abbiate paura di rendervi palesi, cioè di rivelarvi a me a causa della vostra fastidiosa e sconcia pena, cioè lo schifo che causa la vostra pena non vi impedisca di dirmi chi siete. Bene. Allora al verso 109
quest'anima non si fa molto pregare, si presenta subito dicendo come al solito il suo luogo d'origine, ma fortunatamente i commentatori antichi ci dicono chi è, anche se lui non ci dice il suo nome, ma immediatamente dopo aver detto di dove era, cioè di Arezzo, quindi è toscano, comincia a sparlare del suo nemico, di quello che lo fece ammazzare, che è un senese. E questo, diciamo, come avrete sentito durante la prima lettura, è il piede di cui si serve Dante per sparlare dei senesi, che è un'abitudine ancora oggi dei fiorentini, come sapete, ma che all'interno della commedia fa parte di questa serie di critiche e di invettive contro le città italiane che popolano, insomma, il basso inferno. Allora, al verso 109 risponde quest'anima: «Io fui d'Arezzo e albero da Siena, rispose l'un, mi fe mettere al fuoco, ma quel per ch'io morì qui non mi mena. Io fui d'Arezzo e subito dopo, e albero da Siena mi fece bruciare, mi fece mettere al fuoco, ma la causa per la quale io morì non è quella che mi porta qui». Ecco quello che vi dicevo, che riprende questo argomento del contrasto tra la giustizia imperfetta degli uomini e la giustizia divina infallibile. Questo che secondo i commentatori antichi era un alchimista di Folino, aretino d'Arezzo, era stato bruciato per eresia, quindi se ci fosse, diciamo, se la sua colpa fosse stata veramente l'eresia, lui sarebbe molto più in alto nel sesto cerchio, dove sono Farinelli, Cavalcanti, eccetera. E perciò lui dice: ma la giustizia divina, insomma, che non sbaglia, mi ha messo qua giù per falsatore di metalli, come dirà dopo. Vi racconto un attimo la storia, così poi interrompiamo di meno, che è quella che appunto lui stesso racconta. Dice di aver offerto, di aver fatto uno scherzo dicendo che era capace di volare e che questo albero da Siena o Alberto da Siena, che forse secondo alcuni era un figlio chiaramente illegittimissimo di un cardinale, pensando che fosse vero, l'aveva pregato di insegnargli a volare, siccome lui, insomma, aveva detto è uno scherzo, insomma, aveva chiesto a suo padre o a uno che lo trattava come padre, non si sa se il vescovo di Siena o insomma l'inquisitore, di bruciare questo Grifolino per eresia. E quindi vedete che non solo, come ora vedremo, questo è lo spunto che permette di sparare i senesi, ma c'è anche una critica ovviamente alla Chiesa, una delle solite di Dante, in questo caso implicita, secondo cui non solo, insomma, i preti cardinali hanno figli, ma che mandano ad uccidere come gli viene in te legittime, va bene? Allora, 112 sta parlando sempre Grifolino d'Arezzo. Vero è, chi dissi lui, parlando a gioco, io mi saprei levar per l'aere a volo. E quei che aveva vaghezza, essendo poco, volle chi gli mostrassi l'arte, e solo perch'io non il feci Dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Allora, siccome nel verso 111 aveva detto che la causa della sua morte, cioè l'accusa di eresia, non è quella per cui è punita lì, poi inizia dicendo il vero è che, cioè la verità è che, come sottointendendo, io non ero eretico, quello che veramente era successo è che io gli dissi, scherzando, parlando a gioco, io saprei alzarmi in aria volando,
E lui, che aveva molti capricci e poco senno, che era uno stupido, volle che io glielo mostrassi, cioè che gli insegnassi l'arte di volare. E solo perché io non lo feci Dedalo, cioè non gli feci un armeggio per volare come volò Dedalo, mi fece ardere da parte di qualcuno che lo trattava come un figlio. Ma, e adesso al verso 118, siccome ha appena parlato della sua punizione nel primo mondo, ora contrasta, ma nell'ultima bolgia delle 10, me per l'alchimia che nel mondo usai, da nominos a cui fallar non lece. Cioè, ma a me è toccata l'ultima, la decima bolgia dell'ottavo cerchio, non appunto no, perché non fui eretico, ma a causa dell'alchimia che io usai nel mondo, fui dannato da me. Ricordate questo personaggio che riceve volte quante deve scendere ogni dannato, minosse a cui non è lecito fallare, cioè che non sbaglia mai perché è chiaramente un ministro della giustizia divina. Va bene? Essendo questa storia, Dante commento contro i senesi al verso 121. E io dissi al poeta: or fuggia mai gente cana sanese, certo non la Francesca, sì d'assai. Cioè, il commento è con Virgilio, no? Non è con i dannati. Dante dice a Virgilio: è mai esistita una gente così scema, così irresponsabile come i senesi? Nemmeno i francesi. E questo è dire molto. Un altro topico, non solo fiorentino in questo caso, ma italiano in genere, no? Sapete che tra italiani e francesi c'è sempre una rivalità più o meno dura, a seconda chiaramente delle persone, degli ambienti, ma effettivamente in altri testi e in altri anche passaggi della commedia appare questa proverbiale stupidità dei senesi, che doveva appunto essere un luogo comune, un parte dell'immaginario dell'epoca. E allora l'altro lebbroso, cioè l'altro malato, insomma, di questa scabbia che non aveva parlato prima, si unisce a Dante per sparlare dei senesi in modo ironico, al verso 124, onde l'altro lebbroso, che mi intese, rispose al detto mio: tra me ne sticca. Allora l'altro malato che era lì, che sentì le mie parole, rispose a quello che avevo io detto a Virgilio: tra me ne sticca, cioè levami dall'elenco dei senesi vani, scemi, stricca. Perché dico che è ironico? Perché questo tramene, che chiaramente è, per me è stata una folgorazione quando lo scoprì, qui si vede l'etimologia di tranne che una parola così strana, no? Proviene appunto da questo imperativo tramene, chiaramente, no? Con caduta dell'intertonica e assimilazione regressiva, tranne, no? Tramene stricca, che non è uno molto intelligente senese, ma che sembra di essere proprio il vano per antonomasia, quindi è sarcastico questo, no? Quindi, no, ma non stricca. Era, diciamo, un uomo molto ricco, della famiglia dei Salimbeni, che era stato anche Modestà di Bologna, che secondo i commentatori antichi era un prepotente che aveva sperperato la fortuna ereditata in pochissimo tempo. E infatti, sarcasticamente, al verso 126, questo dannato gli attribuisce le temperate spese, cioè che seppe fare le temperate spese, cioè che seppe spendere con
insomma, con decoro, con misura, mentre invece era tutto il contrario. E infatti tutti gli altri nomi propri che appaiono nelle terzine successive, Niccolò, Cacciadasciano e l'Abbagliato, erano tutti appunto senesi nobili di famiglia molto ricca, famosi per aver distrutto i loro beni in poco tempo. Quindi qui, diciamo, la vanità dei senesi si precisa in particolare come sciallacquo. Vi ricordate che nel canto 13 dell'Inferno abbiamo letto insieme, insomma, tra i violenti contro se stessi nella propria persona, tra cui abbiamo, insomma, letto l'episodio di Pier della Vigna, c'erano anche gli scialacquatori, quelli che avevano distrutto i propri beni e che erano perseguitati da questa caccia infernale, vero, che venivano distrutti. Allora, al verso 127 è sempre il dannato che parla, che si presenterà solo alla fine del canto, aggiunge al verso 127: e Niccolò, che la costuma ricca del garofano prima di scoverse nell'orto dove tal seme s'appicca. Questo Niccolò, che secondo i commentatori, anche se non si mettono molto d'accordo su questa identità, è dei monsignori, era un aristocratico che usava i semi di garofano, che era, diciamo, una pianta venuta dall'Oriente, quindi particolarmente costosa, come braccia per cucire fagiani, eccetera, quindi che faceva un'ostentazione di ricchezza cucinando con questa, insomma, questa legna costosissima. E l'orto dove tal seme s'appicca, del verso 129, è una perifrasi per Siena, cioè quello che usò per prima questo costume ostentoso e vano, a Siena, dove attecchisce proprio il seme della vanità, quindi in un luogo che in qualche modo queste cose poi diventano di tutti. E al verso 130: e trane la brigata in che disperse caccia da scialla vigne la gran fonda della baglia e l'abbagliato senno proferse. Allora, e trammene, no, di nuovo, eccetto la brigata insieme alla quale Caccia d'Asciano disperse la vigna e tutta la sua ricchezza. Questa brigata detta spendereccia, di cui parla la letteratura dell'epoca, non solo Dante, era, diciamo, un gruppo di 12 figli di papà, si direbbe oggi, giovani, insomma, fannulloni e maleducati, che avevano ereditato grandi fortune e che l'avevano distrutta nel giro di 2 anni. A questa brigata appunto appartengono Cacciadasciano e l'Abbagliato, che sono questi due, insomma, nobili che cominciarono ricchi e che invece diventarono poverissimi in pochissimo tempo. E Dante si starà domandando: ma chi è questo che si è messo a parlare, si è intromesso nella conversazione tra me e Virgilio? Perché questo commento contro i senesi e contro i francesi anche era una frase che Dante aveva rivolto a Virgilio, non a Dannati. E infatti adesso nelle ultime terzine capiamo che questo personaggio, chiaramente dalla faccia deformata dalla scabbia, e per cui Dante non l'ha riconosciuto, conosceva Dante. E appunto al verso 133 aggiunge: ma perché sappi chi si ti seconda contro i sanesi, aguzza per me l'occhio, sicché la faccia mia ben ti risponda. Cioè, ma affinché tu sappia, dice il personaggio a Dante, chi ti ha assecondato, cioè ha continuato a parlare contro i senesi, aguzza l'occhio verso di me, quindi fai uno sforzo per riconoscermi nonostante la deformazione della pena, sicché, cioè in modo che la mia faccia ti risponda, cioè risponda alla tua memoria e tu mi riconosca.
E quindi al verso 136 si vedrai che io sono l'ombra di Capocchio che falsai li metalli con l'alchimia e ti dee ricordarse ben d'occhio come io fui di natura buona scimmia. Cioè, se tu aguzzi i tuoi occhi verso di me, vedrai che io sono l'ombra di Capocchio. Capocchio, secondo i commentatori antichi, era un amico di Dante che probabilmente aveva studiato con lui quando erano molto giovani e che era stato bruciato al rogo a Siena per alchimista. Quindi in questo caso sì, c'è coincidenza tra la giustizia umana e quella divina, perché appunto lui qua, al verso 137, definisce bene il tipo di falsità, che falsai li metalli con l'alchimia, e tu ti devi ricordare di me se io ti sto vedendo bene, dice lui, quindi se sei quello che penso che tu sia, come io fui una scimmia di buona natura, cioè come io imitavo bene gli altri. Questo tratto del carattere individuale di Capocchio, che è punito lì per alchimia, ma che ricorda a Dante questa sua capacità di imitare gli altri, anticipa in modo, insomma, sottile il tipo di falsatori che troveremo nel prossimo canto. Perché lì vedremo che ci sono anche falsatori di persona, quindi gente che si faceva passare per un altro per esempio cambiare, come il caso di Gianni Schicchi, un testamento. Va bene? Il caso dell'episodio di Gianni Schicchi, quello di Buoso Donati. Qualche dubbio su questo canto orrendo? Cioè orrendo per la materia, non perché è scritto male, per carità. Leonor, sì. Me queda como, se ve que la alteración del metal, de los metales era un crimen tremendo, pero seguramente un crimen legal, civil, no un crimen moral, no, bueno, lo moral es el engaño, ¿no? El engañar. Pero es impresionante. Y la otra cosa que me hizo gracia, eso sí me hizo gracia, que Dante ofrezca, o Virgilio, que le digan quiénes son, así él puede, cuando vuelva al mundo, cuando vuelva a la tierra, recordarlos. En realidad, si yo estuviera ahí, diría, no digan quién soy y olvídense de mí, pero estos van a ser recordados en el crimen, ¿no? Eso me pareció curioso con todos los otros, con todo lo anterior leído hasta ahora. Ya está. Ottimo, grazie Leonor. Due cose molto interessanti che appunto, grazie al suo intervento, ho l'occasione di spiegare. Intanto l'alchimia meriterebbe, insomma, in un lungo commento, adesso molto brevemente. All'epoca di Dante c'erano due tipi di alchimie. C'era un'alchimia di cui addirittura parla positivamente San Tommaso, che è come di Ars Regia, che consisteva nella ricerca di trasformare un metale vile in metallo in oro attraverso questo reagente, no? La pietra filosofale, che era ritenuta una ricerca valida. Mentre invece questa, come Leonora ha ben intuito, è l'alchimia che consiste nel falsare i metalli che sono già nobili di per sé. E quindi questa è un'alchimia, insomma, sofistica, la chiamano appunto i teologi, ma talmente diffusa sì nel Medioevo che addirittura la condanna verso la fine del 200 vietandola, anche se, diciamo, la bulla papale
che diciamo la condanna in un modo più formale è posteriore a Dante, se non sbaglio del 1300, cioè posteriore Dante era vivo, voglio dire, posteriore alla scrittura dell'Inferno e ovviamente all'episodio in sé, perché se non sbaglio era del 1318. Ma effettivamente qui quello che si sta condannando è l'inganno agli altri, l'inganno agli altri, come la maggior parte dei peccati appunto di malevolge, anzi tutti. Per quel che riguarda l'altro suo commento, è importante ricordare, attira l'attenzione infatti che in così basso fondo dell'inferno i dannati possano essere interessati a rinnovare la loro fama, che Dante dica dove li ha trovati. Dante è abituato a far questo, a offrire fama in cambio di informazione. L'ha fatto in molti luoghi dell'inferno, ma come ben nota Leonor, avvicinandoci proprio al centro dell'inferno, attira l'attenzione che questi ci tengano. Nel caso di Grifolino, quello che sembrerebbe di interessargli, ed ecco perché, insomma, a differenza di quello che ha fatto poco fa, nel canto 27 l'abbiamo letto, Guido de Montefeltro, che dice: io, insomma, se sapessi che questa mia risposta va a uno che tornerà al mondo, starei zitto. Però siccome so, no, quindi abbiamo già avuto un personaggio che, da quello che dichiara, sembrerebbe di non volere che si sappia che lui è nell'inferno. Ma in quel caso, chiaramente, perché siccome era morto in un convento francescano, si illudeva che la gente, che lui era salvo. Ma in questo caso Grifolino d'Arezzo sembrerebbe di voler raccontare che in realtà non era un eretico e che fu ingiustamente dato al rogo a causa di questo albero da Siena che ci tiene a amare. Quindi capisce, insomma, che Dante. L'altro occhio probabilmente è stato invitato a parlare dal fatto che ha conosciuto Dante. Intanto è tentato di dire insieme a Dante, essendo fiorentino, di sparlare dai senesi, e poi si presenta, insomma, affinché Dante lo riconosca. Non, voglio dire, non è un personaggio che stia dimostrando necessariamente che ci tiene alla sua fama. Però una cosa importante del commento di Leonore è questa. Vedremo che nel nono cerchio, che è l'ultimo, il più basso, il più terribile dell'inferno, Dante continua ad avere questo atteggiamento, ad offrire ai dannati di parlare di loro al mondo, e lì si sbaglia, lì qualcuno gli dirà: qui non sai fare offerte, la gente di qua non vuole che si sappia dov'è. E quindi vedremo che probabilmente Dante come scrittore ha messo in bocca del Dante personaggio questa qua, affinché noi lettori l'avessimo vicina nella memoria fresca e notassimo questo suo sbaglio, farà nel nono. E quindi se fossi là non vorrei che mi ricordassero, perché effettivamente questo verrà dai prossimi dannati cui lui. Va bene? Altri dubbi? Mi vedete? Mi sentite? Io vorrei sapere se la malattia che loro soffrono è quella la punizione? Sono punite, certo, attraverso la malattia, le costre, tutto quello che, certo, loro soffrono? Questo è importante.
Certo, questo è il contrappasso, perciò io ho fatto questo commento, forse è stato troppo veloce, non sono stata chiara, che la scabbia rassomiglia sulle pelle un fenomeno che succede anche ai mammiferi. Che ho interpretato questo contrappasso come ricordo analogico di quello che hanno fatto alterando i metalli. Grazie. Sì, sì, è la malattia eterna, no? Sì. Avremo nei prossimi casi altre malattie. Claudia, ti volevo domandare perché ho letto che gli obiettivi degli alchimisti erano terribile, nel senso che cioè, dal punto di vista della Chiesa, dal punto di vista del cattolicismo, per esempio, conquistare l'onniscienza, creare la panacea universale, un rimedio per curare tutte le malattie, generare e prolungare definitivamente la vita. Questi erano gli obiettivi degli alchimisti. Allora, sì, io penso che non solo per manipolare i metalli, eccetera, eccetera, credo che queste siano ragioni molto, molto più importanti per cui sono dentro. Sì, diciamo, credo certo. Che siano, non che sono, che siano. Diciamo, grazie dell'intervento. Hai capito quello che ti ho voluto dire? Sì, 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 ho capito perfettamente, solo che sto cercando di considerarlo in rapporto con il testo dantesco, perché in qualche modo, diciamo, sia quello che dicono i personaggi che parlano appunto di essere falsato metallo, sia, diciamo, la loro posizione in malevolge, quindi in un cerchio dove si punisce la frode, non so se il testo permetta di associare il loro peccato con questa concezione dell'alchimia che lei adesso sta, in un modo interessante, suggestivo, diciamo, ponendo a considerazione. Perché, diciamo, se credo, è un argomento che non ho mai studiato, però rispondo spontaneamente come lettrice della media. Se Dante avesse voluto sottolineare questo aspetto di proclamarsi, diciamo, aggirsi la prerogativa di eternare, no? Come dice Dante che usa questo verbo nel canto 15 dell'Inferno, probabilmente intanto avrebbe messo qualche spia lessicale che diciamo che metta in evidenza questo aspetto, ma probabilmente sarebbero gli alchimisti tra i fraudolenti, sarebbero forse insomma tra i violenti contro Dio, non so, cioè sarebbe un peccato più di frode contro gli altri, un peccato di superbia nei confronti della divinità, quella di voler durare eternamente, no? Come fa Dio. Perciò sarebbe da studiare questa cosa, sarebbe da studiare, insomma, tornando sempre al Dante, non solo, diciamo, approfondendo la conoscenza che può essere ovviamente molto utile come viene considerata l'alchimia nel Medioevo, ma anche vedendo che mette Dante in rapporto con questo e prenderne atto, no? E dire vabbè, ma Dante è quello che fa dire ai personaggi, sai, i metalli sono qua per questo, no? Quindi sarebbe... Però è così terribile la pena, così terribile che a me sembra che ci fossero ragioni molto più profonde che manipolare i metalli e con una pena così terribile.
Invece mi sembra terribile pensare che questi alchimisti vorrebbero generare, prolungare definitivamente la vita, curare tutte le malattie, ossia va contro la legge divina, diciamo così. Questo mi fa pensare, non lo so. Ogni peccato va contro la legge divina, senz'altro, in diversa misura chiaramente, ma secondo me, diciamo, questa interpretazione rischia di essere, diciamo, di non tenere in considerazione il resto della bolgia, dove ci sono appunto altri falsatori, altri falsari di persona, appunto, lo leggeremo nel nostro prossimo incontro, aventi malattie tanto o più gravi di questa, dove questa interpretazione su allungare la vita non c'entra niente. E quindi credo che bisognerebbe essere cauti circa la terribilità della pena, perché se mi permettete non credo che la scabbia sia molto più terribile di bruciare eternamente dentro una fiamma come sono Ulisse, Diomede, Guido da Montefeltro e tanti altri. Diciamo, io credo che bisogna sempre considerare il criterio dantesco della classificazione dei peccati. La diversa gravità dei peccati, che chiaramente poi si corrisponde con la diversa terribilità delle pene, è spiegata benissimo nel canto 11 dell'Inferno. Che tutti i peccati di tutte le bolge di questo ottavo cerchio sono peccati di frode, è qualcosa su cui non ci piove, diciamo, perché questa è definizione di Virgilio e quindi è ineccepibile. E quindi bisogna trovare la definizione dell'alchimia come un peccato di frode, altrimenti stiamo andando fuori la classificazione dantesca. L'offesa diretta alla divinità l'abbiamo vista nella violenza contro Dio del settimo cerchio. E quindi bisogna, diciamo, analizzare l'alchimia in rapporto con il contrappasso, cercando di, insomma, non lasciarci influenzare dal nostro schifo, dalla nostra paura o dal nostro orrore. Perché effettivamente, insomma, probabilmente noi moderni laici, per giunta adesso in mezzo a una pandemia, viviamo come particolarmente grave questa condizione di questi dannati, ma probabilmente chi è dentro una fiamma, per il lettore medievale, ha un ricordo molto vivido, molto verosimile, di corpi visti bruciati, per cui non sono convinta, o almeno non sono sicura, che Dante intendesse destare più orrori in questa bolgia che nella bolgia di Ulisse, per esempio. Credo che lui abbia voluto costruire questo ottavo cerchio con 10 pene orrende. Orrende tutte, perché orrenda è la frode, perché nella frode, come spiega Virgilio, interviene in un modo fondamentale la volontà, la ragione, e questo rende peggiori questi dannati. Ma è molto soggettivo pensare qual è la pena più brutta, è molto soggettivo. E addirittura all'interno della stessa bolgia vedremo diversi falsari e diverse malattie, per cui forse quando finiremo di leggere su questo aspetto riconsidereremmo l'alchimia come facente parte, appunto, la volontà di falsificare. Tutto detto, diciamo, tutto questo detto con la premessa: non ho mai studiato l'argomento. Vi dico spontaneamente che cosa mi viene in mente di fronte a questa considerazione. Però va studiato l'argomento.
Intanto la primissima cosa che bisognerebbe fare è leggersi il canto con tutti i commenti antichi e i commenti moderni più prestigiosi, insomma, più validi, per vedere, insomma, se è stata avanzata questa ipotesi e quale rapporto eventualmente si stabilisce tra l'alchimia come volontà di allungare infinitamente la vita e gli altri, insomma, e gli altri falsari qua. Va bene? No, a me è venuto il dubbio leggendo veramente, leggendo Newton, leggendo quali erano gli obiettivi degli alchimisti, eccetera, eccetera, mi è venuto il dubbio. Certo. Per questo te l'ho chiesto, grazie. Certo, no, è stato molto interessante, però bisogna sempre stare attenti a queste possibili, a questi possibili anacronismi, no? Certo. Perché l'argomento dell'alchimia è molto difficile proprio perché, come vi dicevo, esisteva un'alchimia buona e perciò è stato studiato parecchio, insomma, una cosa abbastanza veloce che si può fare intanto è cercare, come vi dico sempre, la voce alchimia o alchimia, insomma, sull'enciclopedia dantesca. Lì probabilmente ci sono, io non l'ho fatto, ma ci sono delle spiegazioni circa la considerazione proprio medievale di questo, di questa attività. Qualche altro dubbio o commento? Un commentario, non so se è significativo, che non so se è la prima volta che Virgilio pregunta a las almas si son latinas, porque esa es la función de Dante, no sé si estoy mal, si se cambian, si los dos preguntan, pero me llamó la atención eso, que Virgilio cuestione al alma si era italiano, si era latino. No, non è la prima volta, no? Virgilio lo fa più volte, per esempio nella Volga dei Barattieri, credo che sia Virgilio quello che domanda, non Dante. Sì, bisognerebbe cercare questa parola latino, no? Se uno si scarica la commedia come un file di Word, che è una cosa molto utile, cercate, vedete, adesso non mi ricordo quante volte lo fa Virgilio, quante volte Dante, ma non è la prima volta, sono pressoché sicura che non è la prima volta. Chiaramente Virgilio domanda tutto quello che domanda è per Dante. Sì. Leonor voleva dire qualcosa. Una última cosa, pero no debería adelantarme. En este castigo no hay fuego, no hay calor. En todos los que estábamos viendo en Malevolge están las llamas, los féretros sirviendo. Acá el castigo es algo que no podemos imaginarnos, la profundidad de esa picazón, de esa enfermedad, porque me impresionó que no hay llamas. No hay calor, no hay fuego, pero no sé, tengo que revisar, me callo. Ancora una volta io facendo da avvocato del diavolo, scusatemi, io intanto vi ringrazio di tutti gli interventi perché, insomma, mi fate sentire accompagnata e vedo che state seguendo e questo è quello che un docente vorrebbe, no? Anche in queste condizioni, insomma, in cui stiamo lavorando quest'anno, ma... attenzione che il legame del nostro immaginario sull'inferno, molto legato al fuoco, non è dantesco. In realtà nell'inferno di Dante c'è pochissimo fuoco. C'è chiaramente il fuoco degli eretici, quello che, come lei stessa sta dicendo, diciamo, riscalda eternamente le tombe degli eretici. C'è la pioggia di fuoco dei violenti contro Dio, poi ci sono, sì, nell'ottava bolgia sono, come abbiamo appena detto, dentro fiamme, ci sono dei posti caldi che si deve presumere che ci sia il fuoco, come il caso
insomma, della pece bollente, appunto, che punisce i barattieri, ma ci sono moltissime punizioni prive di fuoco e prive di temperatura. Quello degli ipocriti, quello degli adulatori, quello dei quello degli incontinenti, nessuno a fuoco. Cioè abbiamo la bufera infernale, abbiamo la pioggia putrida dei golosi, abbiamo la punizione come di Sisifo, degli avari e dei prodighi. Gli alberi abbiamo, è vero, grazie, sì, violenti contro se stessi che hanno perso il loro corpo antropomorfico. E poi in Malebolge abbiamo quelli con il corpo deformato, quelli, no, gli indovini, quelli con le cappe di piombo, che altro abbiamo visto? Quelli che sono in mezzo agli escrementi, quindi sì, quelli sono gli indovini, quelli che hanno, no, la testa all'indietro. Quindi in realtà di tutta questa varietà orrenda di manifestazioni della giustizia divina, direi che il fuoco è minoritario, è piuttosto un immaginario chiaramente derivato anche dall'iconografia, per cui uno immagina le pene dell'inferno come fiamme, ma come vedremo, ora che stiamo per scendere nel nono cerchio, il fondo più duro, più terribile dell'inferno è di ghiaccio. E quindi è proprio l'opposto all'immaginario. Il fuoco invece, come vedremo l'anno prossimo, svolge una funzione centrale nel purgatorio. E nel purgatorio il fuoco è molto molto importante, come vedremo. Bene, allora, se non avete più dubbi né commenti da fare, rileggiamo il canto. Grazie. La molta gente e le diverse piaghe avean le luci mie sì inebriate che dello stare a piangere eran vaghe. Ma Virgilio mi disse: che purguate? Perché la vista tua pur si soffolge laggiù tra l'ombre triste smozzicate? Tu non hai fatto sì all'altre bolge. Pensa, se tu annoverarle credi, che miglia 22 la valle volge. È già la luna è sotto i nostri piedi, lo tempo è poco mai che ne è concesso, e altro è da vedere che tu non vedi. Se tu avessi risposio appresso, atteso alla cagion per chi io guardava, forse m'avresti ancor lo star dimesso. Parte sen giva e io rieto gli andava lo duca, già facendo la risposta e soggiungendo: dentro a quella cava dove io tenea or gli occhi si apposta, credo che un spirito del mio sangue pianga la colpa che laggiù tanto costa. Allor disse il maestro: non si franga lo tuo pensier da qui innanzi sovrello, attendi ad altro ed è là si rimanga. Ch'io vidi lui a piede del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, e udil nominar Geri del bello. Tu eri allor sì del tutto impedito sopra colui che già tenne alta forte, che non guardasti là, si fu partito. O duca mio, la violenta morte che non gli è vendicata ancor, diss'io, per alcun dell'onta sia consorte, fece lui disdegnoso, onde il sengio senza parlarmi, siccome io estimo, e in ciò m'ha il fatto a sé più pio. Così parlammo infino al loco primo che dello scoglio l'altra valle mostra, se più lume vi fosse, tutto adimo. Quando noi fummo sor l'ultima chiostra di Malebolge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti saettaron diversi che di pietà afferrati avea gli strali, ond'io gli orecchi con le manco persi. Qual dolor fora se degli ospedali di Valdichiana tra luglio e il settembre e di Maremme di Sardegna i mali fossero in una fossa tutti insembre, tale era quivi e tal puzzo n'usciva qual suol venir delle marcite membre. Noi discendemmo in sull'ultima riva del lungo scoglio pur da man sinistra e allor fu la mia vista più viva giù ver lo fondo la vera ministra dell'alto sire, infallibil giustizia,
punisce il falsador che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia fossi negina il popol tutto infermo, quando fu l'aere sì pien di malizia che gli animali fino al picciol vermo cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo si ristorar di seme di formiche, che era veder per quell'oscura valle languir gli spirti per diverse diche. Qual sopra il ventre, qual sopra le spalle, l'un dell'altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam senza sermone, guardando e ascoltando gli ammalati che non potean levar le lor persone. Io vidi due sedere asseppoggiati, come a scaldarsi poggia tegghia a tegghia dal capo al piedi schianze macolati. E non vidi giammai menare streghia a ragazzo aspettato dal segnorso, né a colui che mal volontier vegghia, come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso. E si traevan giù l'unghie la scabbia come coltel di scardova le scaglie o d'altro pesce che più larghe l'abbia. O tu che con le dita ti dismaglie, comincio il duca mio all'un di loro, e che fai d'esse talvolta tanaglie, dinne s'alcun latino è tra costoro che son qui in centro, se l'unghia ti basti eternalmente a cotesto lavoro. Latin siam noi che tu vedi si guasti qui ambedue, rispose l'un piangendo, ma tu chi sei che di noi dimandasti? E il duca disse, io sono un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo e di mostrarlo inferno a lui intendo. Allor si ruppe lo come un rincalzo e tremando ciascuno a me si volse con altri che l'udiron di rimbalzo. Lo buon maestro a me tutto s'accolse dicendo di allor ciò che tu voli e io incominciai poscia che i volse. Se la vostra memoria non s'imboli nel primo mondo dall'umane menti, ma s'ella viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete, di che genti. La vostra sconce fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d'Arezzo e albero da Siena, rispose l'un, mi fe mettere al fuoco, ma quel per ch'io morì qui non mi mena. Vero è che dissi lui parlando a gioco, io mi saprei levar per l'aere a volo. E quei che avea vaghezza e senno poco, volle che gli mostrassi l'arte, e solo perché io non feci dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Ma nell'ultima bolgia delle 10, me per l'alchimia che nel mondo usai, dannommi nos a cui fallar non lece. E io dissi al poeta, or fu già mai gente si vana come l'alzenese. Certo, non la Francesca si d'assai. Onde l'altro lebbroso che mi intese rispose al detto mio, tra me ne sticca che seppe far le temperate spese, e Niccolò che la costua ricca del garofano prima di scoverse nell'orto dove tal seme s'appicca. E trane la brigata in che disperse caccia da Scian la vigne e la gran funda e l'abbagliato suo senno proferse. Ma perché sappi chi si ti seconda contro i sanesi, aguzza ver me l'occhio, sicché la faccia mia ben ti risponda. Si vedrai che io son l'ombra di Capocchio, che falsai li metalli con l'alchimia, e te dee ricordar se ben t'adocchio, com'io fui di natura buona scimmia. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.